sì, assolutamente, le nostre squadre sono al lavoro, sono scelti di girofobi in questo momento che sono riusciti a raggiungere l'isola, lavoreranno tutta la notte, soprattutto siamo concentrati sulla ricerca dei dispersi, specie nella zona di Casaniciola, in alto, i nostri mezzi, ruspe, sono impegnate nel liberare le strade, cosa fondamentale per consentire i soccorsi, appunto il ripristino della viabilità, quindi queste sono le attività in corso in questo momento. No, ancora non abbiamo novità, il numero di dispersi ancora non è ben definito, in questi casi i numeri possono cambiare in base, questo è quello che speriamo sempre, a persone che segnalate come disperse vengono poi ritrovate perché sono rifugiate presso dei parenti o amici, questa è la speranza, quindi però abbiamo ovviamente dei target precisi dove operare. La situazione però della ricerca è molto molto complessa perché c'è fango, il fango è notevole che è sceso dalla montagna, quindi il lavoro è molto complesso.